e cognome. Mariangela Salerno. Età. 49 anni. Professione. Avvocato per professione, ceremony planner per passione, cioè organizzo, personalizzo e celebro riti civili. Hobby. Hobby. Mi piace la natura, gli sport all'aria aperta, ho il brevetto di equitazione di subacquea, ho una passione per la vela che condivido con mio marito, amo la corsa, ho un passato da podista e spero di ritornare a correre al più presto e poi amo i cani, appena ho un po' di tempo mi dedico a loro. Miglior pregio e peggior difetto. Miglior pregio, vivo in pienezza, con coraggio, spirito di avventura e ottimismo. La mia energia mi permette di avere ottime relazioni con tutti e sono sempre alla ricerca del nuovo che mi permette di crescere, maturare e superare i limiti che ho in quel momento. Il peggior difetto, sono caparbia e testarda. In quale lista ti candidi? Biceglie Sportiva. Quale candidato sindaco sostieni? Sostengo Francesco Spina. Perché? Perché, allora, sono accanto a Francesco da oltre 10 anni, per le sue capacità amministrative che ormai sono indubbie e le ha ampiamente dimostrate anche nell'ultimo quinquennio con l'opposizione attiva. Però sono accanto a Francesco anche per le sue doti umane che non tutti conoscono. Francesco è la persona giusta per far ripartire Biceglie, con competenza, professionalità, conoscenza, ma anche cuore e passione per la nostra comunità. Da un voto agli altri candidati sindaco. Angelantonio Angarano. 6. Vittorio Fata. 6. Franco Napoletano. 6. Perché ti candidi? Allora, questa non è la mia prima candidatura. In questi anni ho maturato tutta una serie di esperienze e ho migliorato la mia professionalità. Sono stata membro del consiglio di amministrazione della Biceglie a Prodi per diverso tempo, membro del nucleo di valutazione e avvocato presso l'avvocatura comunale. La mia decisione di candidarmi ora è una decisione consapevole, maturata appunto in tutto questo tempo, è una scelta, con una decisione completa, fatta col cuore, con la mente e con il corpo. Sono pronta anche come donna ad entrare a far parte del Consiglio Comunale della città di Biceglie come consigliere attivo, propositivo e responsabile. Mi candido perché sono coerente e voglio esserlo. La prima criticità da affrontare. Allora, Biceglie ha tantissime criticità, note ormai a tutti, il turismo, l'igiene, la sicurezza, la viabilità. Quindi per poter risolvere le criticità occorre ripartire, riattivarci, ripartire con piccoli passi per partire e promuovere l'essenziale e arrivare poi alle grandi opere. È necessario rimettere in movimento la macchina amministrativa che tutt'oggi è un po' ferma, rimetterla in movimento con efficienza, efficacia, con linee guida e direttive ben precise attualmente carenti. È necessario riattivare i canali di comunicazione con la cittadinanza e con la comunità, ritornare con un ruolo attivo, con pieno contatto con la gente, ascoltare la loro voce, a creare dei gruppi di lavoro composti da persone che hanno voglia di fare e fare bene. Quindi solo con la comunicazione attiva, con l'ascolto e la partecipazione si può sostanzialmente crescere, migliorare e superare tutte le criticità che attualmente la nostra bella Biceglie ha. Un punto del programma che ti sta a cuore. Turismo, fatto di relazioni col territorio, con i soggetti, con le diverse aziende, sia presenti già sul territorio, sia da implementare, per capire e captare diverse risorse economiche, per poter aumentare posti di lavoro e aumentare i servizi da offrire ai diversi turisti. Quindi creare una rete di servizi che possa permettere al turista di venire a Biceglie e rimanere, usufruendo della bellissima città, della bellissima realtà che è appunto la nostra comunità. Le prime parole che diresti in consiglio comunale. Eccomi, sono Mariangela Salerno, sono fiera e onorata di essere qui, pronta a mettermi al lavoro per il bene della comunità.
Perché i cittadini dovrebbero votarti? Perché credo nel valore della coerenza, credo nella cooperazione e nella collaborazione, perché faccio piccole cose con il cuore e perché Biceglie per ripartire ha bisogno di ottimismo, dinamismo e impegno, qualità che mi caratterizzano.